Di nuovo ad Angoli, seconda parte della nostra serata insieme. Vi ricordo come sempre il nostro indirizzo di posta. Potete scrivere ad angoli@espansionetv.it per restare sempre in contatto con la nostra redazione. Ed è tornato un ospite insomma, che noi amiamo moltissimo. Siamo davvero sottodata e quindi Davide Van de Sproos, insomma, benvenuto, ben ritrovato, tutto bene, tutto bello. Questa volta ormai ci siamo. Ormai ci siamo. Siamo agli sgoccioli, poi... Ecco, e ricordiamolo appunto per i pochissimi che ormai non lo sanno, a San Siro il 9 giugno. Il 9 giugno. Un grandissimo evento che ti vede protagonista. Ma sembrava chi ha visto già? Sembrava l'altro ieri che eravamo lì a dire mancano 6 mesi. Mancano 5 mesi e adesso eccoci qua. Ecco, 5 mesi e 6 mesi passano veloci in questo caso? Sì, come sempre, perché poi alla fine dei conti l'attesa non è mai stata un'attesa vuota, è stata sempre promozione, prove, tutto quel lavoro che ovviamente devi fare dietro. In tutto questo periodo non ci sono stati concerti veri e propri, perché ovviamente era tutto puntato sull'evento del 9 giugno e non ci sono neanche notizie conosciute su cosa succederà dopo. È una specie di... È un momento fissato. È una specie di, capito, colonne d'Ercole, lì dietro non si sa cosa c'è. E quindi questi mesi sono passati abbastanza rapidamente, perché è un po' un viaggio, un po' uno showcase, un po' un'intervista, e poi prova con uno, prova con uno. Poi sei stato anche qui da noi, insomma, e certo, la poi sera, le puntate, insomma, tanti musicisti, hai condiviso con cui, tanto, sì, e questo sì. Per noi è un grande piacere, ma altre persone hanno condiviso con te, per esempio tutti i musicisti che tu quella sera avrai sul palco insieme a te. Com'è stata, insomma, e questa preparazione? Abbiamo cercato di preparare uno spettacolo che portasse sul palco una categoria di momenti, una specie di gamma, un ventaglio di mood, di suggestioni che durante tutti questi anni nella mia musica ci sono stati. Quindi, se li vogliamo dividere nei 4 elementi della natura, possiamo dire il momento terra. Il momento terra è il momento legato al folk, quello magari con i ragazzi, gli shiver, che abbiamo visto anche dentro le puntate qui a Espansione, dove ci abbiamo proprio quasi l'odore della terra. E allora quello è il country, quello è il suono fatto di violini, mandolini, banjo, il contrabbasso, il momento festa intanto che attendi la notte. Poi dovrebbe esserci il momento fuoco, dove tu devi spingere di più, dove devi accendere. E allora ecco i luf che mi danno una mano dal punto di vista power folk, con tutta la loro energia, per i brani quelli più combattivi, quelli festosi, perché la gente è in uno stadio e deve saltare, deve ballare, deve avere appunto la sua botta da stadio. Poi c'è il momento etereo, quello dell'aria, dove tu, come la canzone Ventanas ad esempio, devi portare anche un po' dalla tua canzone intima, il respiro, il sospiro, e quello sarà il momento tuo con qualche pianoforte, con qualcuno che ti aiuta, e il pubblico che al limite fa il coro. E poi finalmente c'è l'elemento acqua, come puoi lasciarlo da parte? L'acqua vuol dire il momento acqua dolce, New Orleans, il Mississippi, il blues, la parte più elettrica, ma quell'elettrico proprio strisciante, tipico del suono del blues nostro di acqua dolce. Ecco Davide, tu ci hai raccontato, insomma, queste 4 dimensioni, le hai quasi dipinte come un quadro, perché mentre tu le raccontavi io, insomma, me le immaginavo in qualche modo. Ma quale di questi 4 non dico ti appartenga di più, perché di fatto sicuramente tutti, ma quale ti assomiglia di più? Sai, è difficile, come dire, ti assomiglia di più una mano o un piede? Ti assomiglia di più quest'occhio o quell'altro occhio? Siamo diversi, siamo uguali. Io quando ho cominciato mi sono reso conto che lavoravo dentro ad un ventaglio di elementi che si mescolavano in ogni canzone. Senza stare a scomodare adesso la magia bianca piuttosto che i segni zodiacali, terra, acqua, fuoco e aria, sono presenti nelle canzoni come Lo Sciamano, ma poi appena tu ti sposti un po' e parli di terra, ecco che hai una canzone di terra, perché parli di persone che abitano questo luogo. Se tu canti Acqua Dolce, stai portandomi in zona di acqua. Se canti Ventanas, allora vuol dire che stai parlando di un respiro, di un'aria, di un modo di essere.
magari anche un sospiro, se non proprio un respiro. In un concerto questi elementi sono sempre stati tutti presenti ed ecco perché le persone si sono lasciate, tra virgolette, stregare in questi anni, perché capivano che questa cosa aveva un effetto positivo, li curava, altrimenti uno non viene continuamente a così tanti concerti, spesso anche così vicini. E allora ci vuoi curare un pochettino? Curare, qui ad angoli, ti prego. Non mi sembra che tu stia malissimo, però. Posso stare meglio? E aria sia. Vende segunda risma, svolza la feia ferma, venta caval de lunda, ogni pes lassa che funda, sbroia tutta la matassa, qualcos ciapa, qualcos lassa, tira tira drizze il fil e per lassa che si rilassa. Vento, vent, vent con tel pas balos, quel che veri menga tirum via de dos, slarga il fia e buffa in giristel, l'assalto disen in se la mia pelle. Tiro un via la smagia della mia paghura e scancella il pass de quan che gira l'ura. Porta via i sospir e dammi in drei suris. Basa la montagna, conti cavei gris. Io mi sento meglio. Meno male, guarda. Allora, Davide, invece torniamo a te. Tu come ti senti? Perché davvero siamo vicinissimi, ci sono le ore che ti separano da questo momento. Sono ancora cose da fare, come quando si parte? Qualcosa c'è sempre, poi in realtà quello che doveva essere fatto a questo punto l'hai fatto. Dovrai essere pronto quella sera, quel momento, quelle tre ore. Dovrai essere lì e sapere che hai preso una giusta rincorsa. Se ne è parlato per mesi, ma la sera sarà soltanto quella del 9 giugno. Io devo dire che c'è l'impazienza a questo punto, c'è l'ansia, non tanto quella distruttiva, ma l'impazienza di cominciare e di poter fare questo evento sul quale hai buttato così tanta speranza, così tanti sacrifici e attesa. Il resto sono parole. Di fatto arrivare ad un evento così importante credo anche sotto il profilo emozionale sia impegnativo ma forse anche costruttivo. Quindi come pensi di uscire da questa esperienza arricchito probabilmente da emozioni che ancora una volta poi metterà in musica probabilmente d'ora in poi, dopo questo evento? Qualcosa ci sarà, qualcosa succederà e come gli altri grandi eventi, quali Forum, i due Forum, Sanremo, gli Arcimboldi, la doppia data con l'Orchestra Sinfonica, quanto tempo abbiamo passato a dire come ti sentirai quando sarai sul palco con l'orchestra. Sarebbe interessante trovarsi qui, negli studi, due giorni dopo. Quindi torni? Finalmente no, posso chiedertelo, no, torni dopo? Sennò diventa un incubo per i telespettatori. Però un giorno, a cose fatte, sarà interessante dire com'è andata, cosa è successo, cosa hai provato. Lo potremo dire solo allora, perché questo io l'ho definito un po' una spedizione su Marte, sulla Luna, sull'Everest, e il viaggio è iniziato quando noi abbiamo detto si suonerà a San Siro. Non c'è stato un giorno nel quale non si è marciato verso questo evento. E quindi quello sarà il momento della vetta sul quale tu metti la bandierina e dici siamo stati qui. In tutti questi anni abbiamo cantato canzoni e voi c'eravate lì a renderle possibili. Abbiamo fatto dischi in periodi in cui la discografia era ed è in crisi e voi questi dischi li compravate più di altri in Italia. E adesso è come dire, mi piace vedervi dentro questo grande stadio
per ricordarci tutti insieme che la nostra avventura c'è stata, è stata in empatia, è stata in comunione, e lì dentro tante cose potrebbero riemergere. Io spero che sia un rituale per ricordarsi, per celebrare tutto questo viaggio, tutti questi anni, ma anche per capire cosa si potrà fare, chi siamo veramente e che tipo di spiragli ci sono ancora per persone che fanno questo tipo di musica, questo tipo di viaggio. Davide, siamo davvero in chiusura della nostra chiacchierata, una risposta flash, ma tu te lo ricordi il momento esatto in cui hai deciso di intraprendere questo percorso e di arrivare a San Siro il 9 giugno? Ero al telefono in sala e qualcuno mi disse: quest'anno si potrebbe fare San Siro, come la vedi? Ho barcollato un attimino, mi è passata un po' la vita davanti e ho detto: va bene, credo che sia il momento di farlo. Le cose o le fai o non le fai, e se non le fai non lo saprai mai. Quindi bisogna farle assolutamente, questo è anche il messaggio che ti porto via. Bene, Davide, grazie, grazie davvero. Veramente a voi. A questo per punto tutto, io prendo seriamente, insomma, poi torni e ci racconti. Certo, volentieri. Ne approfitto per ringraziare i telespettatori, ovviamente, anche per la pazienza, e voi per il supporto costante in questa fase delicata. Grazie. Bene, Davide Vendessorose, grazie. San Siro, 9 giugno 2017, tutti presenti. Per ora ad angoli è tutto, la linea all'informazione.